questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo praticissimo copricostume che io ho deciso di chiamare copricostume Amazzonia. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato nuovo della Mistricò che si chiama Only Lino e che è perfetto per le creazioni estive in quanto è formato dall'80% di viscosa lino riciclata e 20% lino, quindi è un filato sottile, leggero e fresco, adattissimo per poter creare queste creazioni come questo copricostume, ma anche dei vestiti e delle maglie con un punto un po' più coprente. Per quanto riguarda i vari colori che trovate sul sito Filati Elsa e che vi dico che troverete in offerta a partire dalla pubblicazione del video, quindi per 3 giorni, dal lunedì, perché il video, se tutto va bene, esce da lunedì, comunque dalla pubblicazione del video per 3 giorni troverete questo filato in offerta. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito, non tutti perché ne ho tanti, però vedete, ha questi bellissimi colori, il bianco che è quello che vi consiglio perché è quello che più si adatta a qualsiasi tipo di costume voi abbiate di colori, però anche il senape non è niente male e io adoro il canna da zucchero, solo che ho optato per il verde perché ho molti costumi con le tonalità del verde ma anche con delle tonalità dell'azzurro che comunque vanno bene con questa tonalità di verde e anche un costume nero come quello che sto indossando in questo momento. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 400 grammi lavorando con l'uncinetto numero 4 per una taglia M. Come potete vedere, il copricostume comunque è largo, non c'è bisogno di allargarlo tantissimo, quindi secondo me una taglia M può aumentare soltanto di un motivo, massimo due, e quindi però farlo lungo come me, perché comunque io sono alto 1,75 m, quindi se siete una taglia M ma siete più basse, secondo me 450 grammi bastano, altrimenti optate per 500 grammi. Stesso discorso per la taglia L, vi consiglio tra i 500 e i 550 grammi. Poi naturalmente se volete la creazione ancora più larga o ancora più lunga, perché potete farla anche più lunga, vi consiglio di prendere comunque del filato in più, quindi tra i 50 e i 100 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, ho scelto una lavorazione molto semplice, vedete, ha queste strisce in rilievo, ma non sono proprio proprio in rilievo, ve ne accorgerete bene quando andrete a vedere come si realizzano i giri, che sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, e io ho optato per questa lavorazione a strisce. Mi piaceva proprio il fatto di che fosse una lavorazione forata ma comunque coprente. Infatti, come potete vedere, sotto non si vede tantissimo il mio costume come è fatto, quindi a questo vedo e non vedo che trovo veramente bellino per un copricostume da indossare anche quando si va al bar. Ed è questo il motivo per cui ho anche deciso di realizzarlo a pannelli in modo tale che il pannello dietro sia più lungo. Infatti, come potete vedere, mi copre molto di più dietro anche il sedere. Questo perché se decidiamo andare al bar mentre siamo in spiaggia e vogliamo sederci sulle sedie, non dobbiamo per forza portarci l'asciugamano, ma possiamo sederci tranquillamente con il nostro copricostume. E quindi per rispetto a quel pezzo davanti, quello dietro ha 5 giri in più, ma voi potete farne anche un po' di più, dipende sempre da quanto lo volete fare più lungo. Quindi, una volta realizzati questi 2 pezzi, vanno cuciti sulle spalle e vedete, io ho fatto uno scollo molto chiuso, non l'ho voluto fare troppo aperto, quindi sono andata a cucire le spalle e poi ho cucito lateralmente. Per la cucitura laterale ho lasciato un bello scalfo di circa 26 cm, ma anche la cucitura è solo 26 cm. Ho calcolato in modo, mi sono provata il costume, ho messo sopra i 2 pezzi con i vari marcatori per poter vedere fin dove cucire e lasciare che il fiocchetto del costume venisse fuori. Non so voi, ma io una cosa che odio tantissimo di questi costumi con i fiocchetti, che adoro, mi piacciono come modelli, ma danno sempre la problematica che quando si mettono i pantaloni, quando ci si va a mettere un copricostume, fanno sempre dei bozzi qui lateralmente. È per questo che ho deciso di fare la cucitura molto più in alto, in modo tale da non creare appunto bozzi dove abbiamo questo slip del costume con i fiocchettini. È stata una piccola accortezza che ho deciso di fare per un copricostume che ho intenzione di indossare spesso quest'estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram. Vi ricordo inoltre che sul sito sarà anche possibile acquistare il PDF nel quale io vi
scrivo passo per passo le varie giri da fare e aumenti per poter fare le taglie più grandi. Quindi, per chi non ama seguire i tutorial, può acquistare il PDF in modo tale da fare la creazione comunque anche senza dover sentire il mio parlare veloce. E vi ricordo inoltre che i PDF sono anche in lingua inglese e francese. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copricostume io ho deciso di utilizzare il filato che si chiama Only Lino, che è della Mistricot ed è formato da il 80% viscosa di lino riciclata e 20% lino. Il colore che ho scelto io per il mio copricostume è questo colore verde, perché ho dei costumi comunque verde e nero, quindi va benissimo come abbinamento, però come sapete sul sito trovate molti altri colori, tra cui questi tre che vedete, ma anche il bianco e il nero, quindi potete fare il copricostume nella tonalità che più vi piace. Detto ciò, lavorerò con l'uncinetto del numero 4. In questo momento io vi farò vedere un campione dove ho montato 26 catenelle. Andremo a realizzare due pannelli, uno avanti e uno indietro, che poi andremo a cucire insieme sulle spalle lateralmente. Per quanto riguarda invece la lavorazione vera e propria, io andrò a montare 74 catenelle, quindi il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Infatti io qui ho 24, che è un multiplo di 8 più 2 catenelle, quindi totale 26. Nella mia lavorazione nel pannello io andrò a montare quindi 72 catenelle più 2, 74, appunto per multiplo di 8 più 2 catenelle. Mi raccomando, quando andate a montare le catenelle tenete presente che dovete misurarvi i vostri fianchi di V o seno, a seconda di cosa avete più grande, dividerlo a metà perché appunto faremo due pannelli e aumentare di 5 centimetri perché comunque è un copricostume, quindi deve essere più largo rispetto alla vostra misura standard. Quindi non so se come me voi per la parte avanti avete 40 centimetri, andate a montare le catenelle fino ad arrivare a 45-46 centimetri. Quindi più largo lo fate meglio è, perché comunque è un copricostume. Potete anche realizzare la parte dietro più stretta e la parte avanti più larga, se questo se perché volete che davanti vada ancora più largo rispetto al dietro, quindi magari rispetto al dietro potete montare per il davanti una o due motivi in più. Detto ciò, per una taglia M io comunque vi consiglio di montare almeno due, se non tre, motivi in più rispetto a me. Per una taglia L andate a montare 5, se non anche 6 motivi in più rispetto a me. Possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella prima delle mie 26 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare 2 maglie alte. Una rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Vado quindi a terminare il primo giro, salto di nuovo 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una
rientro 2. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e rientro 2. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare la mia ultima maglia alta. Devo aver contato male, al solito ogni tanto mi capita, quindi vado a sfilare le catenelle in più. Ho fatto una catenella in più, ho contato male. Quindi ecco, abbiamo terminato il nostro primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie alte dalla maglia alta e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare una maglia alta in rilievo sul davanti sopra la maglia alta. Quindi prendo il filo, entro nel foro prima della maglia alta, esco nel foro dopo la maglia alta e vado a fare una maglia alta in rilievo. Catenella di separazione, vado tra la maglia alta e le ultime 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2. E si ricomincia da capo. Vado tra le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte e la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta in rilievo, quindi entro nel primo foro. Esco dal secondo foro e vado a fare la maglia alta in rilievo. Catenella di separazione, vado nel foro che mi di una catenella tra la maglia alta e le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Vado tra le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. E si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Vado a terminare il secondo giro, quindi vado sempre a fare 2 maglie alte nel primo archetto di una catenella, quindi una e 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta per andare a fare una maglia alta in rilievo, quindi entro nel foro, esco nel foro successivo mettendo la maglia sul davanti e vado a fare la mia maglia alta in rilievo. Catenella di separazione, entro nel foro successivo che mi separa la maglia alta dalle 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Termino il giro andando a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro, visto che comunque abbiamo una base diversa, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella tra le 2 maglie alte e la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una semplice maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Vado tra le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. E si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una e 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, una e
e 2 e si continua sempre così. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Come vedete, io la maglia alta e rilievo la faccio solo nei giri pari, quindi il 2, il 3, cioè il 2, il 4, il 6 e così via, in modo tale che la striscia che verrà sul davanti non sia troppo in rilievo. Ve la voglio far vedere un attimo, perché comunque io un pannello l'ho già terminato, per farvi vedere come andare a lavorare. Vedete, questa è la lavorazione che verrà e vedete abbiamo queste strisce rilievo, ma non in proprio rilievo, e questo quindi permette alla lavorazione di rimanere comunque bella morbida, ma di avere queste strisce un po' che si notano di più in lontananza, però non tantissimo, proprio appunto perché noi alterniamo, non facciamo sempre la maglia alta in rilievo, in modo tale quindi da non venire quella mappina sul davanti, che per un copricostume secondo me non è proprio l'ideale. Quindi adesso continuerò, vi farò tutto e due i pannelli. Sono indecisa se quello dietro farlo più lungo rispetto a quello davanti, nel caso comunque io vi dirò quante volte, quanti giri sono andata a fare, e se ho fatto diversamente il dietro, quindi ho fatto più lungo, vi dirò quanti giri ho fatto in più sul dietro, e poi vi farò vedere come andare a cucire. Dunque, ho terminato i due rettangoli. Per il rettangolo avanti, scusate, i pannelli, per il pannello avanti ho fatto 55 giri, per quello dietro ne ho fatto 60, in modo tale che dietro mi copra un po' di più. Adesso andiamo a cucire. Per prima cosa vi dico che io metto le catenelle iniziali in alto, quindi questa sarà la mia parte dove andrò a cucire le spalle, in modo tale che sotto venga ancora più largo e svasato rispetto a sopra se mettiamo le catenelle sotto. Quindi mettiamo le due pannelli uno sopra l'altro e andiamo a cucire. Mi raccomando, quando mettete i pannelli, il giro dove ci sono le maglie alte e il rilievo va sul davanti, quindi sia qui che qui, altrimenti vi trovereste con il rovescio della lavorazione e non va bene. Il rovescio della lavorazione va all'interno, quindi sul davanti noi abbiamo le maglie alte rilievo sul davanti. Adesso io andrò a cucire per due motivi, ossia partirò da qui, questo è un motivo, questo è un secondo motivo, mi fermo dove ho il secondo gruppo, se vogliamo chiamarlo così, di due maglie alte chiuse insieme, sia da questo lato, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Per cucire naturalmente entrerò sempre da una catenella all'altra, quindi una cucitura molto normale, e poi vi farò vedere invece come andare a fare la cucitura ai lati. Allora, ho cucito le spalle sia da questo lato che da quest'altro lato, e adesso devo andare a cucire lateralmente due pezzi. Per andare a cucire i pezzi io lascerò uno bello scalfo, perché comunque è un copricostume, quindi deve avere uno scalfo largo, e lascio liberi 20 giri che corrispondono a circa 26 centimetri, ora 25 più o meno siamo lì, quindi 20 giri, e vado quindi a cucire due pezzi e cucirò per altri 20 giri, quindi per un totale di altri 26 circa centimetri, e quindi cucirò dietro e avanti, cioè i due pezzi avanti e dietro, in maniera molto molto semplice. Quindi tolgo il marcatore e vado direttamente a lavorare i due pezzi. Per iniziare io lavoro in questa maniera per fermare bene il filo, quindi avanti in questa maniera, e poi vado invece a lavorare in maniera molto semplice, faccio sempre combaciare i pezzi sia avanti che indietro, e vado a lavorare entrando da una parte all'altra. Non tiro troppo il filo, perché tirando troppo la lavorazione poi viene una sorta di bozzo, quindi vado molto leggera a lavorare, anzi ogni tanto fate anche così, in modo tale da stendere il filo della cucitura. Non andate a stringere, perché altrimenti, come vi ho detto, vi si crea un bozzo che è brutto da vedere lateralmente. Quindi la lavorazione, quando andate a cucire lateralmente, vedete, io entro un filo dietro, un filo avanti, deve essere molto leggera. Se vi accorgete che invece tendete a tirare troppo il filo, ogni tanto fermatevi e tirate in questa maniera, in modo da ammorbidire la lavorazione. Vedete, io qui ho già cucito, e come potete vedere non è tirata, non viene un bozzo, ma la cucitura è bella stesa.
E quindi andremo a fare la stessa cosa anche qui. Vi ricordo che io cucirò per circa 26 centimetri e ho lasciato anche 26 centimetri sopra, quindi sotto, vedete qui, già lo potete vedere, verrà questo bello spacco sia avanti che dietro, in modo tale appunto da avere un copricostume molto morbido, molto largo e facile da rimettere e togliere. Quindi procedo con la lavorazione, con la cucitura. Una volta finita la cucitura, il nostro costume sarà terminato.